Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono arrivati i nuovi Monster Flex, per l'esattezza la quinta serie degli allungamostri. E l'immagine sul display promette già abbastanza bene. Cioè, guardate quanto è bella questa zucca. Mucca? Che mucca? A me non sembra una mucca. Non ho detto mucca, Arex, ho detto zucca. Zuppa? Zuppa di cosa? Ah, iniziamo bene. Questi giocattoli sono prodotti da Diramix e non sono adatti a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Ma adesso andiamo a vedere le buste, dai. Ed eccole qui. Queste sono le buste, ragazzi. Mamma mia, che belle! E questo invece è il magazine. E all'interno del magazine troviamo delle bellissime storie a fumetti, l'elenco dei personaggi che possiamo trovare e tantissime curiosità sui mostri. Ma adesso andiamo ad aprire la prima busta. Oh mio Dio, che spettacolo! Ma che brutto! Ma che dici, Arex? È bellissimo! No, vabbè, è già il mio preferito! Ma sei il primo che abbiamo aperto! Lo so, Arex, però è troppo bello! Cioè, guarda qui! Sì, ho capito, Pastatore, dai, è bellissimo! Sono fatti troppo bene, ragazzi, guardate! A me questo fa paura! Beh, è proprio questo il bello! È meravigliosamente spaventoso! Questo è il giullare! Il cellulare? Ma a me non sembra un cellulare, Pastatore! Arex, levati dall'inquadratura! Non ho detto cellulare, ho detto giullare! Ed è bello, bello, bello! Vai con la seconda busta! Oh mio Dio, che bello! Ma no, Pastatore, non hai il cappello! Questo è il cappuccio! Ho detto che è bello, Arex! Ah, ok! Cioè, guardate, è stupefacente! Un serpente! Dove? Ah, io non lo sopporto più! Comunque si allungano davvero tanto, ragazzi, guardate! Tanto io non ho più paura dei serpenti! Ho capito, Arex, basta, non stiamo parlando di serpenti ora! Guarda qui, guarda che bello! Oh, sì, effettivamente è bellissimo! Si allunga un sacco! Questo è il fantoccio. Il moccio? Tipo quello che ti esce dal naso? No, non moccio, fantoccio. Ah, fantozzi. Sì, fantozzi. Vai con la terza busta. Oddio, che impressione! No, vabbè, ragazzi, ma che figata! Ma questo ha il cervello di fuori! È vero, questo tizio è proprio fuori di testa! Facciamo una festa! Ma non mi sembra il momento, Pastatore! Io non ti sopporto più. Comunque, questo è lo scienziato pazzo! Procediamo! Anch'io ti amo! Non ho detto ti amo, ho detto procediamo, Arex! Procediamo! Ah, ok! Oh, ecco la mucca che dicevi prima! Sì, ma non ho detto mucca, Arex, ho detto zucca! Parrucca? Ma non mi sembra una parrucca! Zucca! Ah, la zucca, ho capito! E guardate che spettacolo, ragazzi! Cioè, sono fatti davvero benissimo! Questo è il mostro zucca! La nostra mucca! Ma allora avevo capito bene! Arex, levati! Lavati! Mi sono già lavato, grazie! Poi! No, vabbè, fantastico! Anche questo mi fa un po' impressione! Cioè, guardate, a questo gli si vede il cervello e persino gli organi interni! Cioè, è stupendo! E poi guardate queste gengive rosa fluo senza denti! E questo è lo zombie! Vediamo cos'altro troviamo qui! Oddio, un alieno! No, vabbè, ragazzi, è bellissimo, bellissimo! Sembra Junior di Dragon Ball! Effettivamente, è un viso inquietantissimo, cioè, lo adoro! Comunque, questo è il marziano. Andiamo avanti. Oh, ma questo è uno gnomo! Che carino! Ah! Ma chi è? No, vabbè, ma è spettacolare! Ma mi aspettavo un faccino carino e coccoloso, dai! Cioè, guarda quanto è cattivo! È stupendo, lo adoro! E ovviamente, questo è lo gnomo malefico. Mi stanno piacendo un sacco questi giocattoli! Ah vabbè, questo sembra un ninja! Non ha niente di spaventoso! Oh cavolo! No vabbè ragazzi, guardate! Mi piace tantissimo! Comunque a me non sembra un ninja! Deve essere qualche sorta di lottatore! Tipo uno che fa karate! Infatti questo è un karateka! Poi! Ed esci! Mamma mia, che figata! Oh, ma questa è... Avanti, Arex, dillo! È la nonna di Hulk! Ma che cavolo dici? Smettila! Questa è la strega! Dai, andiamo avanti. Oddio, ma questo è tutto argentato. È vero, cioè, è bellissimo. Questo deve essere un robot. Che figata, ragazzi, guardate come luccica. Questo, infatti, è un soggetto speciale argento. Che bello, che bello. Procediamo. Eccola la mucca. Ah, ma non è una mucca, Arex, questo è un toro. Anzi, per l'esattezza è un uomo toro. È un pomodoro. A me non sembra un pomodoro. Un uomo toro, Arex, non un pomodoro. Ah, ok.
Guarda qui, è metà uomo e metà toro. Quindi è un minotauro. Vediamo cos'altro abbiamo. Oh, quanto è strano questo! Cavolo, ragazzi, questo sembra fatto di cioccolato bianco. È vero, mi viene quasi voglia di mangiarlo. Ma poi è morbidissimo. Cioè, anche gli altri sono morbidi. Ma questo è doppiamente morbido. Vediamo un po' cos'è. Infatti, questo è un cuscino fantasma ed è un soggetto speciale. Sapete perché? Perché è fatto di cioccolato bianco? No, perché è super soffice. Ah, ho appena deciso che questa notte dormirò sopra di lui. È troppo comodo. Ma andiamo avanti. Zan 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 zan. Oh mio Dio, ragazzi, guardate qui! Ma è un uomo mosca! Sì, lui è proprio un uomo mosca. E anche questo è un soggetto speciale, perché si illumina al buio e contiene sfere a gel. E infatti è pienissimo di palline viscidose, guardate qui. Guardate che figata! Adesso andiamo a vedere come si illumina. Oh, che bello! No, vabbè, guardate, ragazzi! Si illumina tantissimo! Troppo bello, troppo bello! Vai con l'ultima busta! Oh mio Dio, ragazzi, guardate che spettacolo! Mamma mia, che brutto! Cioè, guardate che denti! Sono affilatissimi! E ha persino le ali sulle braccia, lo amo! E questo è l'uomo pipistrello! Un uovo sul fornello! Un uomo pipistrello, Arex, spostati! Ah, ok! Ed ecco la nostra collezione completa! E sono uno più bello dell'altro! Che dire, ragazzi, siamo super soddisfatti di questi giocattoli! Dyramix è davvero una garanzia! Dyramix è nostra zia! E da quando? Non ho detto che è nostra zia, ho detto che è una garanzia! Ah, ok! Voi invece cosa ne pensate? Mi raccomando, fateci sapere il vostro parere in un commento su Instagram! E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti!